Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Nel video di oggi andiamo a realizzare finalmente i braccialetti per l'estate. Sapete che ogni anno, prima dell'estate, anche durante l'estate, mi piace un sacco realizzare braccialettini, perché poi comunque li porto per tutta la stagione. Mi piace avere il braccio colorato e pieno di braccialetti, insomma. E quindi è arrivato il momento, la star. Posso continuare? Grazie. Ci possiamo appostare così io continuo? E quindi anche adesso è arrivato il momento finalmente di indossare nuovi braccialetti coloratissimi per l'estate. Questo video in realtà l'ho registrato già un anno fa, ma non l'ho mai postato, ma questa storia ve la racconto alla fine del video. E niente, io direi di cominciare, andiamo a realizzare i nostri braccialettini per l'estate. Dunque, come prima cosa taglio due fili da 55 cm. Successivamente piego il primo filo a metà e incomincio a lavorare con questo. Faccio passare la parte con l'occhiello dall'alto verso il basso attraverso il mio ciondolo, questo è un infinito. Dopodiché apro l'occhiello e faccio passare i due fili dell'altra estremità all'interno dell'occhiello. È più facile da fare che da spiegare, credetemi. Tiro i fili che saranno fissati con il mio ciondolo. Con il secondo filo faccio esattamente lo stesso procedimento. Lo piego a metà, faccio appassare l'asola dall'alto verso il basso e poi le estremità opposte all'interno dell'asola. Tiro e il primo braccialetto è già ultimato. Parto con il secondo, anche per questo scelgo un filo di 55 cm e poi incomincio ad infilare le perline una alla volta in questo ordine qui. Una perlina argento, una perlina azzurra, una perlina argentata decorativa, non è dalla forma tonda ma un po' particolare, tutta decorata. Successivamente infilo anche tre perline bianche, un anellino che mi servirà dopo, una perlina argentata decorativa esattamente come quella di prima, e poi di nuovo una perlina blu ed infine un'altra perlina argentata di quelle classiche. Ora vado a realizzare un piccolo ciondolino utilizzando un chiodo, una perlina argento e una perlina rosa. Infilo la perlina argento all'interno del mio chiodino e successivamente anche quella rosa. Aiutandomi poi con la pinza con le punte tonde realizzo una sorta di anellino per poterlo appendere. Farlo è molto semplice, basta piegare con le pinze il chiodo tutto verso un lato a circa 90 gradi e poi rigirarlo verso l'altro lato facendolo arrotondare con le punte della pinza finché non si è formato appunto l'occhiello. Il risultato finale appunto sarà una specie di ciondolino come questo. Ora gli attacco un anellino e poi attacco questo anellino all'anellino che avevamo precedentemente infilato nel braccialetto. Posiziono tutte le perline al centro del filo e poi le fermo con un nodo a destra e a sinistra delle perline, il più fissi e vicini possibili, in modo che non si spostino troppo. In questo modo le perline si fisseranno al centro e non si sposteranno più di tanto. La chiusura di questo braccialetto è un po' diversa da quello precedente. Per farlo faccio passare il filo attraverso una perlina argento di quelle grandi e poi faccio passare anche l'altro filo all'interno della perlina, però nel senso contrario, quindi se il primo filo l'ho fatto passare da destra verso sinistra, questo filo lo farò passare da sinistra verso destra. Ora per il terzo e ultimo braccialetto prendo un filo azzurro, anche questo lo taglio sui 50 cm, tanto se poi è più grande alla fine si possono accorciare, meglio più lungo che più corto, e anche qui infilo le perline in quest'ordine. Una perlina argento, successivamente 5 perline azzurre,
poi ancora una perlina argento e altre 5 perline azzurre. E poi di nuovo ancora una volta una perlina argento, 5 perline azzurre e una perlina argento. Ora passo ad inserire 2 perline rosa, una perlina argento decorativa, 2 perline bianche leggermente più grandi di quelle che ho usato fino adesso, una perlina argento decorativa e nuovamente 2 perline rosa, una perlina argento, 5 perline azzurre e poi ripeto di nuovo una perlina argento, 5 perline azzurre, ancora una volta una perlina argento, 5 perline azzurre e finisco con l'ultima perlina argento. A questo punto aggiungo un ciondolino al centro, quindi prendo un anellino di ferro, lo inserisco al mio ciondolo e poi lo aggiungo al centro del mio braccialetto tra le 2 perline bianche. Infine, ovviamente, chiudo l'anellino. Per questa operazione state attenti a non far uscire le perline che avete già inserito sul filo dalle 2 estremità. Anche qui ora fisso le perline e di nuovo le posiziono al centro del mio filo, realizzo un nodo su entrambe le estremità, il più vicino possibile alle perline in modo da tenerle belle strette, sia da un lato che dall'altro ovviamente. E anche qui come chiusura utilizzo lo stesso metodo di prima, quindi utilizzo una perlina grande per far passare un filo all'interno della perlina da un senso e il filo opposto nella perlina nel senso opposto. E niente, questo è il risultato finale. A me piace moltissimo. Ho avuto un po' di difficoltà nella creazione di questi braccialetti, anche un problemino è arrivato poi successivamente. All'inizio del video vi dicevo che questo video qua l'ho registrato un anno fa ma non l'ho mai pubblicato. Il kit per realizzare questi braccialetti qua li ho presi su uno shop online da cui mi fornisco sempre, che ha prodotti ottimi con il quale mi trovo benissimo. Questo kit però ha avuto un piccolo problemino, più un secondo, che in realtà ho creato io, quindi non vale per la valutazione del prodotto, e adesso vi spiego cosa è successo. Allora, il problema che mi sono creata io è che questo kit contiene delle perline, dei ciondoli e dei fili in cotone fantastici. Il problema qual è? Essendo dei fili di cotone anche abbastanza grossi e le palline un po' piccole, diciamo, si fa fatica ad inserire appunto le perline nei fili di cotone. Il problema me lo sono creato io appunto perché, come avete visto in questi video, ho voluto a tutti i costi utilizzare questi fili per queste perline, che è evidente che non vanno bene. C'è da dire però che entrambi i prodotti sono molto molto buoni, ad eccezione, e questo è il problema principale per il quale non ho voluto pubblicizzare, diciamo, questo prodotto e portare il video online, è che le perline, quelle color argento, quindi sia quelle piccole che quelle grandi, hanno un grossissimo difetto che dopo pochissimo tempo che vengono indossate, anche senza metterle sotto l'acqua, soltanto con lo strofinamento o comunque con il contatto della pelle, Si scoloriscono e quindi da argento sono diventate un color indefinito, comunque un beige, insomma bruttissimo. Si vedeva palesemente che erano scolorite, in alcune parti c'era la vernice, il colore della perlina, e in altre non c'era più. Niente, di questo ve ne avevo parlato su Instagram, quindi se non mi seguite su Instagram trovate qui il mio nome e mi potete seguire lì, così lì siete aggiornati su tutto, sapete sempre tutto, e poi pubblico ogni giorno, quindi siete sempre aggiornati, vedete quello che faccio, quello che non faccio, quando non faccio video, quando faccio video, le mie giornate, insomma lì vedete tutto.
E comunque questo appunto era il motivo per il quale non ero sicura di pubblicare questo video. Alla fine l'ho pubblicato per il semplice motivo che l'idea è giusta, sono i materiali che ho utilizzato io insieme che non erano proprio ideali per essere utilizzati assieme, però comunque l'idea e anche il risultato finale a me piace moltissimo. E niente, con questo è tutto, ricordatevi di seguirmi su Instagram, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccare un mi piace sul video se ne volete altri di questo tipo. Aspetto anche tutti i vostri commenti sotto al video e vi rispondo sempre al più presto. E niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!